Signore e signori, benvenuti a Medioera, il festival della cultura digitale. Durante tutta la serata non è consentito spegnere smartphone, tablet o qualsiasi altra apparecchiatura elettronica. Siete cortesemente invitati a postare, chattare, twittare per condividere in rete le vostre visioni. Ci auguriamo che la serata sia di vostro gradimento. Buona visione! Buonasera, buonasera a tutti, buonasera al pubblico in piazza del Gesù a Viterbo, buonasera a chi ci segue da casa grazie allo streaming Telecom. E siamo qui nella prima serata in streaming, la prima serata in diretta di Medioera, non è la prima serata del Festival di Cultura Digitale di Viterbo, però è la prima, diciamo così, che viene trasmessa a reti unificate, la prima alla quale, diciamo così, un pubblico più ampio avrà modo di partecipare da casa, come diceva la voce che mi ha preceduto, usando strumenti di vario genere, da Twitter a Facebook, a tutto quello che volete usare per rilanciare contenuti, esprimere commenti, darci un'idea di quello che sentite, di quello che immaginate e soprattutto un feedback su quello che stiamo cercando di raccontarvi noi, di quello che vi racconteremo questa sera. È la prima serata di streaming, vi dicevo, ce ne saranno delle altre. Ce ne sarà un'altra venerdì, un'altra sabato, soprattutto questa sera i nostri ospiti vi racconteranno il mondo tra i nuovi vecchi media e l'informazione 2.0, poi avremo sabato prossimo venerdì e sabato prossimo altre due serate completamente diverse. Venerdì parleremo di artigiani aumentati, parleremo di come gli artigiani aumentati stanno reinventando il futuro, di come l'artigianato, il fare le cose con le mani, stia tornando finalmente di moda e di come internet, invece di ostacolare tutto questo, lo stia abilitando e lo stia rendendo possibile. E poi sabato parleremo di come sta cambiando la musica. Ma non tanto il modo di farlo, come sta cambiando il modo di creare, di immaginare la musica, il modo di rapportarsi con i fan, il modo di lavorare con altri artisti, come gli artisti stanno usando la rete per fare in una maniera diversa il loro lavoro. Tutto questo, come dicevo, in streaming, e questa sera a reti unificate saremo trasmessi e rilanciati con il nostro segnale da altratv.tv un po' ovunque nella rete. E per diffondere il messaggio che è quello di il messaggio di questo festival culturale che è Medioera, che vuole essere un momento di incontro, di approfondimento sulle tematiche legate all'uso delle tecnologie e che vuole rendere queste nuove tecnologie che stanno cambiando le nostre vite anche più facili da comprendere, più vicine alle persone che spesso e volentieri si trovano ad usarle senza sapere realmente che cosa stanno facendo. Io non rubo altro tempo, la mia era solo un'introduzione rapidissima, noi ci vedremo ancora venerdì perché la serata di artigiani aumentati è una serata che condurrò io e quindi invito innanzitutto gli ospiti di questa serata a salire, a raggiungermi qui sul palco, a prendere posto e invito soprattutto Luca Pautasso a venire qui accanto a me. Luca Pautasso condurrà questa sera. Prego, buonasera. Accomodatevi. Grazie alla sala che ci saluta. Buonasera a tutti. Prego. Luca, io ti lascio la parola e lascio a te fare un cappello su quello che sarà nel merito questo incontro di questa sera e su chi sono i tuoi ospiti. Buona serata. Buon proseguimento anche a voi. Grazie a tutti, grazie a tutti voi che siete raccolti in questa bellissima piazza, grazie a chi ci segue da casa attraverso lo streaming e grazie a chi contribuirà a rendere ancora più bella questa serata partecipando direttamente attraverso Twitter, attraverso l'hashtag Medioera 2012 e in Media Virtus con suggerimenti, proposte, domande che più avanti potremmo vedere, potremmo approfondire. Questa sera parliamo di come cambia il mondo dell'informazione, come cambia il mondo di fare informazione, di trovare, diffondere e cercare notizie attraverso i nuovi media, attraverso soprattutto internet, e lo faremo con questo parterre d'eccezione di giornalisti, blogger e accademici che andiamo subito a presentare. La prima la definiscono una tweet star, anche se lei dice di detestare questo nome. Qualche tempo fa ha raccontato agli italiani la realtà di Occupy Wall Street, di recente si è recata in Sud Sudan per festeggiare il primo compleanno di una delle nazioni più giovani del mondo. Lei si chiama Claudia Vago, ma per 16.000 persone su Twitter è Tigella.
Abbiamo con noi anche il fondatore di un blog che si chiama WorkUp, un po' Work e un po' Google, una finestra sul mondo delle nuove tecnologie, soprattutto dei suoi riflessi in Italia, è un termometro anche di come funzionano o non funzionano le startup italiane. Lui è Antonio Lupetti. Sera. Alla mia destra è il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, dove insegna anche Sociologia della Comunicazione e si occupa in particolare di studiare gli effetti e l'impatto dei nuovi media sul giornalismo e il settore di produzione culturale, televisivo e così via. Il professor Mario Morcellini. Sono l'esempio di archeologia industriale, mi mezzo. Poi abbiamo il giornalista più mattiniero di Radio 24. All'alba trasmette appunto sulle frequenze della Radio del Sole 24 ore, ma ha anche un'altra prerogativa. Infatti, secondo il quotidiano L'Unità è anche il signore degli hashtag, perché tutti gli argomenti che lancia su Twitter diventano top trend. Simone Spezia. Sì, è un po' esagerata così. I colleghi dell'Unità mi vogliono un po' troppo bene. Forse non tutti sanno che, ma lo saprete sicuramente tutti, che il 31 gennaio del 2011 è nato un nuovo giornale che non si trova nelle edicole perché ha fatto la scommessa di essere un giornale per il web che parla anche il linguaggio del web e nel giro di un anno e mezzo è riuscito a diventare una delle voci più autorevoli in Italia dell'editoria online. Lui, abbiamo qui il suo direttore, Jacopo Tondelli, che ci racconterà anche come ha fatto. Però devi dire come si chiama il giornale. L'Inchiesta, non l'ho detto. ho cominciato benissimo. Pubblicità occulta. Sì. Ho cominciato benissimo. Iniziamo, siccome siamo molto tecnologici, io inizierei con chiedendo ai nostri ospiti di autopresentarsi con un tweet, molto brevemente, raccontandoci come internet e le nuove tecnologie in generale hanno cambiato la propria esperienza professionale, il proprio lavoro e, perché no, anche la propria vita. Scegliete voi l'ordine, anzi, se vi azzuffate per chi parla per primo, si alzi l'audience e noi siamo contentissimi. Con un tweet tocca a Simone, per forza. Il signore dei tweet. Allora, l'esperienza professionale, il cambiamento dell'esperienza professionale è stato drastico, in particolare grazie a Twitter. La capacità di raccogliere le notizie, per la capacità di distinguere e capire rapidamente le boiate dalle notizie vere, che su Twitter è molto facile e su Facebook molto meno. Avevi chiesto il tweet? Sì. Ecco. Più o meno. Okay. A me ha cambiato la vita tantissimo, nel senso, la rete è il mio lavoro, a prescindere dall'informazione attraverso la rete. E diciamo che l'ultimo anno e mezzo l'uso di internet, in particolare di social network e in particolare di Twitter, insomma, è stato particolarmente importante. Intense. Credo che questa è un po' la costante di tutti noi, no? Noi che utilizziamo internet e social network così, in maniera compulsiva quasi. Quindi anch'io confermo quello che hanno detto loro. A me ha cambiato tantissimo la vita, sia il blog che Twitter, la capacità di avere visibilità rispetto a un pubblico molto ampio, conoscere banalmente persone. Quindi, sono un po', chiamo Simone Spezia, ho 36 anni, no, e sì, uso Twitter compulsivamente. Però insomma... Alla fine è sicuramente questo, hanno stravolto, hanno cambiato profondamente la nostra vita, la nostra esperienza con i media, ecco, con l'informazione in generale. Quando lavoravo per la carta, a un certo punto staccavo, poteva succedere qualunque cosa, ma non ci pensavo più fino al giorno dopo. Adesso mi sento in colpa se dormo, perché dovrei pensarci. Un impatto importante. Professore. Io mi sento in colpa perché sono un professore, quindi sono costretto a vedere l'aspetto compulsivo di quanto questo mondo nuovo dovrebbe cambiare addirittura le materie che insegniamo. Pensate che palle che è per noi. Volevo fare un giro di domande partendo da Tigella. Hai raccontato Occupy Wall Street con un esperimento di giornalismo on demand, nel senso hai spiegato sul tuo blog cosa volevi fare, di cosa avevi bisogno e hai lasciato ai tuoi lettori, al buon cuore dei lettori, che poi non si è lasciato attendere,
che insomma ci fosse questa risposta. Come è andata? È andata abbastanza bene? Insomma, raccontaci un po' questo esperimento. Allora, diciamo che è un esperimento che è arrivato al termine di un percorso, non è una cosa nata dal nulla. E quindi, insomma, io per un anno e mezzo ho raccontato un po' di tutto, dalla Tunisia, dalla rivoluzione tunisina a quella egiziana, passando per il movimento spagnolo del 15 maggio, alle elezioni amministrative, referendum in Italia e a moltissimi altri eventi che si sono svolti nel corso del 2011 e che hanno avuto la particolarità di essere stati raccontati in rete, in alcuni casi prima, in alcuni casi solo dalla rete e in alcuni casi con uno sguardo particolare, perché in rete venivano raccontati dalle persone che stavano vivendo quegli eventi, che è uno sguardo evidentemente diverso da quello del giornalista che esterno osserva e racconta. E quindi insomma, arrivata a un certo punto di questo percorso, fra gli eventi che ho seguito c'è stato ovviamente anche questo movimento negli Stati Uniti, Occupy Wall Street, che ritengo essere un movimento particolarmente interessante non solo per gli Stati Uniti. E quando insomma, è nata questa idea a maggio di fare una serie di eventi, soprattutto in occasione dei vertici del G8 della NATO a Chicago, ho pensato che fosse una buona idea andarlo a vedere sul posto e per una volta non raccontare attraverso lo schermo di un computer, attraverso quello che altre persone raccontavano, le persone che erano sul posto raccontavano, ma essere lì e guardarlo. E quindi ho pensato anche che potesse essere un'idea interessante questo esperimento e chiedere alle persone che mi seguono, che all'epoca erano circa 10.000, dire insomma cosa ne dite, vi interessa che io vada e se vi interessa sareste disposti a dare 10 euro per far sì che io raggiunga i 2.600 che mi sono necessari per coprire le spese del viaggio, di soggiorno e le spese, non so, la scheda telefonica che mi serviva per essere online 24 ore al giorno, eccetera. E in 10 giorni in 130 hanno risposto di sì, che erano interessati. E quindi io sono partita e sono stata quasi un mese fra New York e Chicago a seguire quello che Occupy Wall Street ha fatto e in generale comunque a incontrare persone che fanno parte del movimento e che quindi potevano raccontarmi che cos'è questo movimento, potevano raccontarmelo in un modo diverso ovviamente da quello mediato dalla rete, insomma. È stato un esperimento interessante anche per il tipo di racconto che ho cercato di creare. L'idea era quella di creare un racconto aperto per cui io fornissi degli spunti e io creassi io trovassi dei percorsi di lettura attraverso questi spunti, lasciando però la libertà a chiunque di creare il proprio percorso di lettura, di collegare questi spunti, questi punti per creare una storia che poteva essere diversa dalla mia, insomma. È stato un esperimento, ha funzionato in parte no, però io ne sono soddisfatta nonostante tutto perché credo che sia la forma del racconto digitale. Dove vorresti replicare la prossima volta? Sì, beh, già c'è stato questo tentativo sul Sudan, che più o meno è andato in quella direzione, con la differenza che mentre a New York avevo connessione 24 ore al giorno ovunque fossi, in Sud Sudan ovviamente i cellulari riuscivo solo a Juba nella capitale e nelle sedi della ONG con cui sono andata lì, dove avevano wifi e solo lì avevo la possibilità di connettermi a internet, insomma, quindi postare foto, postare racconti. Per il resto del tempo dovevo trattenere tutti gli stimoli che ricevevo in attesa di trovare una connessione per poterli condividere. Ok. Antonio, un blog che si occupa di tecnologia, fa le pulci anche ogni tanto all'atteggiamento italiano nei confronti delle nuove tecnologie, tra difficoltà a cogliere le opportunità, immobilità, eccetera, eccetera. Ma ti chiedo, se fossi un medico e dovessi tastare il polso all'Italia per spiegare lo stato di salute tecnologica e dovessi fare una diagnosi, dottore, come stiamo? Questa è una domanda cattivissima. Difficile anche, voglio dire, come stiamo? La percezione che io è che non stiamo messi malaccio, diciamoci la verità, non stiamo messi malaccio. Dal punto di vista delle start-up c'è un substrato di persone che hanno l'entusiasmo, hanno la voglia di fare, ce ne sono tantissimi che conosco anche personalmente a Roma, a Milano, eccetera.
c'è una difficoltà oggettiva che è quella che riscontrano molti ragazzi, che da una parte è quella di fare gruppo, perché la vera difficoltà nel fare startup oggi in Italia è fondamentalmente quella di trovare dei collaboratori, un gruppo di persone con cui condividere l'idea di fare appunto startup, perché abbiamo un po' l'idea di, come dire, di trovare un lavoro che sia il classico lavoro standard, no? Quindi, che ne so, stipendiato ogni mese per un'azienda, come è giusto che sia così, e quindi siamo molto legati a questo concetto, diciamo, di vita del lavoro. In Italia in quest'ultimo periodo si sta cambiando la concezione, ci sono moltissime realtà italiane che provano a cambiare questa mentalità, e lo fanno anche in maniera molto molto propositiva e sicuramente in maniera molto positiva. Ci sono stati dei recenti casi di acquisizione, per esempio, di aziende anche fatte da Apple o da Facebook, di aziende italiane, quindi insomma non è che siamo fermi lì al palo, c'è tantissima voglia di fare. I ragazzi hanno, credo, un'oggettiva difficoltà nel comunque creare qualcosa che poi possa effettivamente prendere il via e volare magari più in alto, no? Come succede, o come magari è nell'immaginario di altre zone del pianeta, tipo nella Silicon Valley, perché non c'è da noi questa cultura proprio del fare startup. Però onestamente lo scenario non è terrificante. Non siamo un paese da terzo mondo, come molto spesso tantissimi si sforzano a ripetere, c'è tantissima voglia di fare, e secondo me, io lo vedo per i contenuti del mio blog, ho un blog che parla di tecnologia, che genera moltissimo traffico e dimostra che c'è verso questi aspetti un forte interesse che magari uno neanche immagina, cioè anche, diciamo, in maniera eterogenea rispetto all'età che prende, ragazzi, sia ragazzi giovani che persone più adulte. Quindi lo stato, secondo me, rispetto a quello che dicevi tu, fare un po' lo stato di quello che è la tecnologia in Italia, ti ripeto, secondo me non siamo messi poi così male come molto spesso ci dipingiamo. Poi ci sono dei casi magari eccessivi dove si mette troppa enfasi in certe attività o in certe start-up, diciamo così, perché adesso magari fare start-up va anche di moda, no? Perché c'è il mito di Zuckerberg, oppure c'è il mito di Instagram, che poi lo vendi a $1 miliardo al grandissimo social network. Però insomma fa anche bene quello, cioè uno ci prova e poi... Insomma, non siamo tecnologicamente malati, siamo solo un po' ipocondriaci. Sì, magari sì, insomma, uno ce la mette tutta anche con ansia, diciamo, sì. Quindi e poi i risultati talvolta vengono, talvolta no, però sta nelle cose, insomma, bisogna anche avere fortuna. Professore, come viene vista dagli occhi di un accademico questa rivoluzione culturale dei nuovi media, il fatto appunto, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, la rivoluzione 2.0, il fatto di poter interagire anche con le fonti della notizia, una cosa, e poi ovviamente in 45 minuti con esame allora, finale. Rispetto all'ultimo intervento dico che mi sembra che uno degli aspetti più deludenti del paese, che non significa ovviamente solo apocalisse, perché sarebbe da ridere, basta vedere che stiamo qui all'aperto e parliamo di cose che mediamente non ci sono nel teatrino della comunicazione. C'è però un punto di aggravamento, ed è la capacità della politica di offrire infrastrutture, di costruire futuro, di essere minimamente sintonico. La dico in termini più generali, perché secondo me il discorso di questa sera è interessante se noi impariamo qualcosa dalla lezione dei vecchi media su quello che sta succedendo, altrimenti pensiamo che sia sempre tutto nuovo, invece c'è molta roba usata anche nei cosiddetti, nel digitale e nei nuovi media. La politica non ce la fa, la politica è assolutamente un vincolo in questo momento, forse in questo momento meno che in altri, perché c'è meno ideologia, però questo è il primo problema, cioè non c'è capacità di progetto di futuro. Pensate alla banda larga, c'è solo la banda, perché quella larga se la so scordare. Secondo elemento, l'università è forse uno degli elementi di arretratezza, è anche vero che è quella più stressata, non a caso io prima ho detto che palle, pensate che cosa significa per l'organizzazione del sapere tradizionale, una specie di trauma point come quello del digitale, quindi noi dovremo ripensarci radicalmente, e ovviamente non lo possiamo fare dal punto di vista dell'offerta di formazione, lo dovremo fare
con gli utenti, e voi sapete quanto è più difficile mettersi d'accordo con le controparti. Terzo elemento interessante: questo mondo è interessante, è nuovo, perché non c'è solo il digitale. Forse qui molti vedono solo questo aspetto dell'iceberg emergente, ma la vera novità è che il rifiuto dei vecchi mezzi, soprattutto del giornalismo, perché molte delle cose che diceva la nostra amica si spiegano, perché la gente non ne poteva più della tradizionale mediazione del giornalismo, se no questo successo sarebbe arrivato con molta più lentezza e più contrasti. Quindi per molti versi il nuovo è favorito dalla, come dire, stavo per dire dalla coglionaria, non mi viene un'altra parola, ma dalla incapacità del vecchio di difendersi e di aggiornarsi. Però non vi dimenticate che grandi cambiamenti culturali stanno avvenendo non nella dimensione del digitale, ma nella dimensione dei consumi culturali d'élite. Le feste in piazza, la partecipazione agli eventi, l'aumento del teatro, l'aumento del cinema, l'aumento della lettura, con tutti gli adulti che dicono che i giovani non leggono manco per sogno, è vero solo per loro, non leggono e quindi pensano che non leggano neanche i loro figli. Nessun consumo culturale che in passato noi definivamo d'élite è ai livelli degli anni 90, nessuno, anche la partecipazione agli eventi pubblici, alle librerie significa la messa cantata della vecchia cultura. Questo significa che in tutte le condizioni in cui i soggetti, soprattutto giovani, ma non solo giovani, possono intercettare occasioni di cambiamento, corrono, e la struttura pubblica invece frena. Quindi non c'è solo il cambiamento del digitale. Volevo chiedere invece adesso al signore degli hashtag. Basta con questa storia, Luca. Allora no. La fine. Io volevo andare avanti a oltranza finché qualcuno non si stufava dalla platea, lanciava improperi. Come si fa a coniugare la creatura di Guglielmo Marconi, ovvero la radio, con quella di Jack Dorsey, ovvero Twitter, che sono separati da oltre un secolo di evoluzione della specie? Allora, la risposta è molto complicata, o meglio, in realtà molto semplice. E secondo me i due mezzi sono molto affini, per immediatezza e per rapidità. Come diceva un mio direttore, molto semplicemente, il mitico Giancarlo Saltarmassi, la radio è una telefonata e sei in onda, punto. Twitter è esattamente la stessa cosa, cioè scrivi e ci sei, punto e un basta. SMS. Esattamente, è molto banalmente questo. Questo fa sì che i due mezzi siano molto affini, fa sì anche, se vogliamo, che i giornalisti radiofonici evidentemente siano particolarmente adatti al mezzo Twitter, probabilmente, perché c'è un'esigenza di stringatezza e di rapidità nel dare le notizie, nel rispondere e nel fornirle. Una rapidità di pensiero, diciamo, che è caratteristica inevitabile di chi deve andare in diretta, insomma, molto semplicemente. E questo è un elemento. Permettimi però, Luca, di dire una cosa su quello che dice il professore. Sì. Che trovo interessantissimo, perché secondo me uno degli snodi centrali del cambiamento che stiamo vivendo è esattamente quell'aspetto della parola, quando diciamo mass media, quel media fondamentalmente sta per due cose, una delle quali è la mediazione, no? Attraverso la quale passa. La cosa interessante secondo me dei social network è il processo di disintermediazione che sta avvenendo, che è impressionante, perché ti dà un contatto diretto con quelle che erano le nostre fonti tradizionali, che ci mette completamente in discussione. La capacità di avere in immediato, dico da Casini che rompe l'alleanza col terzo polo su Twitter, sì, al bollettino della BCE, per il quale dovevo aspettare che me lo pubblicassero in comunicato stampa un giorno e mezzo dopo, e me lo ritrovo immediatamente. A Casini che rifà l'alleanza col terzo polo. Che rifà l'alleanza col terzo polo, e lo fa sempre via Twitter. Queste sono tutte cose che venivano mediate da noi giornalisti inevitabilmente. Allora, è chiaro che noi dobbiamo ripensare il mestiere in quella direzione. E sempre su quello che dice il professore mi permetto di lanciare un altro spunto.
perché parlava della necessità del mondo universitario, del mondo universitario che si trova di fronte a questo enorme cambiamento. Ora, secondo me, noi non stiamo parlando della crisi dei mass media tradizionali, molto spesso diciamo genericamente che è colpa di internet. Assolutamente. Bastano da soli, ce la fanno da soli. Esattamente. E devo dire, questo è un ragionamento generico. Noi giornalisti tendenzialmente tendiamo a prendercela col management delle nostre aziende. Io dico sempre, non scordiamoci, e non è per difendere il management delle nostre aziende, che questo settore sta attraversando, deve attraversare la più grossa riconversione industriale e più rapida probabilmente che si sia vista negli ultimi 150 anni di storia economica. Cioè è un passaggio impressionante per l'industria editoriale nel suo complesso, su questo guardo anche all'aspetto economico, e quindi non è così facile né per noi cogliere questo cambiamento, né per il management, per un management abituato a pensare in termini tradizionali. In questo senso, voglio dire, è interessante che RCS abbia scelto come amministratore delegato uno che venga da Microsoft, non è un caso, voglio dire, ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale, quindi anche questo ritardo che il professore denunciava è dovuto necessariamente al fatto che ci troviamo di fronte a dei flutti insondabili nei quali la rotta è veramente molto difficile da tracciare. Ecco, io penso abbiamo intrapreso un filone abbastanza ricco e interessante. C'era Claudio che voleva dire una cosa, posso metterti un attimo in stand by? Sì, sì. Ne approfitto per aprire una piccola parentesi che comunque si ricollega, e chiedere a Jacopo, tu arrivi dalla carta stampata e adesso c'è questa grande esperienza di giornalismo online. Ricollegandoci a quello che stavamo dicendo, questa grossa crisi per il sistema editoriale, così come siamo stati abituati a concepirlo, a vederlo e ad approcciarlo in questo periodo, e la rivoluzione di internet, la carta stampata, il giornale cartaceo che oggi possiamo andare a prendere in edicola, è davvero destinato a scomparire, soppiantato totalmente dal web, oppure può reinventarsi e potremo avere nei prossimi anni un riequilibrio delle quote di mercato, anche delle competenze? Grazie per la stima che è sottesa a una domanda così complicata. Profeta. Buonasera a tutti intanto. Dunque, è difficile partire dalla domanda se la carta stampata esisterà ancora o no, se esisteranno ancora le edicole o no. Se devo fare una scommessa oggi, da oggi al 2050, io penso che uno scenario possibile sia quello che vede la carta stampata non esistere più. Cioè non esistere più supporti cartacei di informazione, ma perché noi non sappiamo nel frattempo esattamente dove può arrivare l'evoluzione tecnologica. Quello che sappiamo invece è che già oggi le aziende editoriali tradizionali cartacee, in molti casi, se applicassero rigorosi criteri economici di bilancio, dovrebbero chiudere dopo 2, 3, 4, 5, 8 anni in passivo. Uno, sai che fa con un'azienda? Chiude. In Italia non lo si fa perché i giornali di carta sono anche ancora effettivamente in realtà un ottimo strumento di pressione, uno strumento che in realtà col passare del tempo si mostra sempre più spuntato. Perché? Perché tu ti fai fare la marchetta dal giornale di carta, tanto per parlare così ci capiamo, il capo azienda è tutto contento perché è uscito bene sul giornale di carta, e quello neanche lo sa che su internet c'è un blog che lo infama, lo rade al suolo, e l'hanno letto molte più persone. Allora, quando arriviamo a una fase in cui la classe dirigente italiana economica, ad esempio, ha ben chiaro che l'opinione non si forma più nelle brevi che ti fanno gli amici giornalisti, amici dei PR sui giornali di carta, ma si forma in quel posto strano, misterioso, che è la rete, sono acidi.
quel giorno lì sono acidi per tutti, perché uno smette di investire tanti soldi in tagli di pubblicità in cambio di notizie date bene e inizia a spenderli in strumenti, come dire, molto più mirati, trova tante Claudie Vago che, come dire, perché poi si porrà un tema un giorno, quella dell'indipendenza su internet, ed ecco, un giorno ne parliamo bene. Ne trova tante, non come Claudia che è andata a fare la giornalista a Wall Street, ma disposte, attente, capaci, furbe, condiziona così l'opinione, risparmia soldi, non dà più soldi ai media tradizionali che chiudono. Questo è uno scenario possibile. Un altro scenario è che i media tradizionali e i grandi gruppi editoriali capiscono il tempo in cui vanno, lo capiscono i loro giornalisti, lo capiscono i sindacati dei giornalisti, ristrutturano, capiscono che sta cambiando il mondo e che come si lavorava prima non si può lavorare più, e poi se la giocano. Niente garantisce nessuno a niente. Chiudo con una cosa. Niente garantisce nessuno a niente. Mi ricollego a quanto dicevi tu all'inizio. Il problema delle poche start-up e della poca innovazione in Italia è sì il problema della politica, come diceva il professore, ma è il problema del tabù del fallimento. In questo paese tanta gente non ci prova perché l'idea di fallire è percepita come una vergogna e uno stigma sociale. Ecco, nei paesi... C'è anche un problema legale, Jacopo, cioè è diverso il fallimento qua rispetto... Naturale. Cioè, naturale. Questo è un tema legislativo che sarebbe una delle prime cose da affrontare in naturale. Questo paese. Infatti questo è verissimo ed è un portato di un tema culturale. Le due cose insieme fanno sì che da noi Steve Jobs, dopo la prima volta che è fallito, perché non so se lo sapete, è fallito 3 volte prima di fare Apple, aveva dei grossi guai a ripartire. Là ha fondato Apple. Finito. Claudia, volevi dire una cosa a proposito di quello che ha detto Simone sulla disintermediazione dell'informazione online. E io uso questa espressione che insomma è nata un po' da una conversazione con un amico, Giovanni Bocciartieri, che è un professore di comunicazione, un sociologo della comunicazione, e che questa la reintermediazione dell'informazione disintermediata. Cioè siamo in una fase in cui in realtà questa disintermediazione che è stata creata da internet sta un po' rientrando, e cioè internet ci ha dato l'illusione che chiunque a disposizione un computer, una connessione, ha accesso all'informazione. In realtà ha accesso a qualsiasi cosa, compreso le bufale più clamorose. E chi gli garantisce che l'informazione a cui ha accesso sia un'informazione affidabile, provenga da una fonte sicura, eccetera? Ecco, in questo contesto nascono figure che si fanno carico di fare il lavoro che faceva il giornalista una volta, insomma, quindi di verificare le fonti, verificare l'informazione e creare anche storie a partire da piccoli frammenti, perché i tweet sono 140 caratteri, cioè, fare non il lavoro di giornalista. Fare il lavoro di giornalista, cioè... sì, con strumenti diversi, con insomma anche la verifica delle fonti funziona ovviamente in modo diverso, perché se io seguo una persona che twitta da New York e che non ho mai visto di persona, che non so chi sia, cioè il verificare che sia una fonte affidabile funziona evidentemente in un modo diverso che con una fonte più tradizionale. Però detto questo, una nuova intermediazione è fondamentale, altrimenti ci troviamo di fronte a tutto, non so, mi vengono in mente decine di casi di bufale nel corso dell'ultimo anno passate attraverso Twitter. Beh, l'ultima ieri, no? La circolazione rapidissima, sì, quella di Hollande. Ne volevo parlare, sì. Aprire una parentesi più tardi. E tra l'altro sulle bufale, sì. Il Guardian, sì. Il Guardian che fa la cose molto belle sull'open data, aveva fatto un lavoro molto interessante di analisi delle voci, non so se vi ricordate l'anno scorso quando ci sono stati i riot a Londra e poi insomma in altre città della Gran Bretagna, e le voci che si sono diffuse su Twitter e la rapidità con cui le voci false si diffondevano e la velocità cui invece le smentite andavano a coprire queste voci. E c'è sul sito del Guardian questa animazione proprio per cui si vede come la voce si diffonde in un attimo e la smentita impiega molto più tempo, quindi è importante diffondere, insomma essere sicuri di quello che si sta raccontando, perché il rischio è veramente quello. Questo succede anche con la stampa tradizionale, comunque pure oggi con la
liberazione di Rosella Urbano, c'è stato qualche tempo fa, qualche mese fa. Credo che alla fine l'abbiano liberata. Comunque. Credo che alla fine sì, penso che l'abbiano confermato, però qualche mese fa, faccio un esempio proprio relativo a questa cosa, circolata la voce che l'avessero liberata, quindi su Twitter si è scatenato un inferno di persone che dicevano che Rossella fosse stata liberata, invece non era vero. Però oggi, quella non era una bufala, era una cosa un po' diversa, cioè lì ci furono anche fonti ufficiali sì, che lasciarono intendere. E tra l'altro lì, diciamola anche come va detta, nel caso di Rossella Urru era febbraio, quando è che sì, era, la voce è nata da Al Jazeera, sì. Quindi insomma una fonte, come dire, molto poco digitale. Sta di fatto che oggi, mentre per tutti era sicuro, noi dell'inchiesta non abbiamo messo neanche una foto notizia, esatto, fino a quando proprio non, cioè, non c'era. Anche perché ricordiamolo, Twitter è riuscito anche dove non è riuscita la CIA, ha ucciso Fidel Castro due volte. E poi in realtà sappiamo che Fidel è ancora lì. Ma prima di parlare di bufale, che è un argomento oltre che essere molto ricco, anche molto divertente, volevo chiedere, c'era il professore che aveva uno spunto sempre su questo tema. Sì, sia sulla carta che sulla cosiddetta disintermediazione. So che la parola è terribile, ma quando viene poi rielaborata dicendo che adesso sta arrivando qualche altro frammento di mediazione, mi atterrisco. E dico subito che la disintermediazione è drammatica, nel senso che so che i sociologi, quelli che credono che sia un fenomeno solo della rete e della comunicazione, fanno giochi linguistici, ma quello che c'è in giro è legato al fatto che sono le figure sociali che in passato garantivano la mediazione che sono completamente delegittimate. Uso questo verbo perché ho una chiesa alle spalle, non uso il verbo che mi viene in mente più velocemente, cioè dobbiamo capirlo, cioè non è solo un fatto di chi media le informazioni, ma è il fatto che tutti quelli che nella società vengono giudicati capaci di imporre una visione del mondo sono completamente non tollerati. Se non cambierà questa situazione, è difficile pensare che la comunicazione poi, o anche digitale, diventi capitale sociale, diventa semplicemente esperimenti, somma, tentativi di errore. Infatti voi state parlando tranquillamente di un album che bisogna navigarlo, non ci sono guide e carte di navigazione. Sulla carta, questa può sembrare la domanda più tradizionale, quella di dire, perché c'è stato un momento in cui a ogni dibattito dicevano allora nel 2020 sarà l'ultima copia. Io vi invito a pensare, io ovviamente sono qui per difendere anche la carta, perché almeno per un po' di anni, permettetemi un po' di rendita di posizione. E pensate al fatto che la lettura dei libri sta andando bene in tempi in cui i soggetti nuovi hanno un paniere di consumi culturali molto più diversificati che in passato, mentre nelle generazioni precedenti c'era solo il libro per sognare, oggi hai mille modi. Il fatto che il libro sopravviva decorosamente, anche se con piccole flessioni, ma incomparabili con quelle dei quotidiani, la dice lunga sul fatto che non è colpa della carta, ma è l'intelligenza sociale che ci viene messa dentro. Mentre nel libro ancora continua a esserci un po' di autorialità e di capacità di raccontare il mondo, nel giornalismo purtroppo questa roba non so se non c'è, ma non sa più rappresentarsi. Qui molte colpe sono dei direttori, molte colpe sono dei direttori. Sono contento che tu abbia citato coraggiosamente Santalmassi, ma mediamente i direttori italiani, quando arrivano a fare direttori, sospendono il cambiamento e l'aggiornamento, pensano solo che devono assicurare la sopravvivenza per 1 o 2 anni e non sanno che così si pregiudicano il futuro. Parliamo di bufale. Poco fa citavi Hollande, il presidente della Repubblica francese, che è diventato, suo malgrado, o se preferite, siccome va di moda, a sua insaputa, protagonista di una bufala di portata eclatante, ovvero parte da un blog la notizia di una riforma fiscal, economico, social, quello che volete, epocale in Francia, che taglia tutto, taglia gli sprechi, taglia i privilegi, soprattutto le auto blu, e attribuisce anche una frase ad effetto al Presidente della Repubblica francese. Ce la vuoi raccontare brevemente, così poi approfondiamo? La racconto per come l'abbiamo ricostruita. Noi fortunosamente avevamo preso il buco sul falso e quindi siamo stati tra i primi a dire una bufala.
Quindi abbiamo così, insomma, contribuito alla nostra giornata di lavoro e alla correttezza dell'informazione. In realtà ieri cosa succede tra le varie cose? Hollande è uno dei protagonisti di questo momento nelle onde italiane in rete. Non so esattamente quanto sia forte la sua presenza sui social network in Francia, sono sicuro che in Italia funziona ed è intuitivo perché. Perché è uno di sinistra classico che dice cose di sinistra classiche, che in Italia invece sono sempre, come dire, ma anche, ricorderete, certo. Ma anche molte altre cose. E quindi su quel segmento, che è un segmento fortemente identitario di elettori che hanno sensibilità di sinistra tradizionali, che vogliono vedere i ricchi che pagano tantissime tasse, che vogliono vedere i privilegi della politica cancellati, Hollande funziona. Poi ha battuto Sarkozy, che diciamo non era proprio il presidente più simpatico della storia dell'Europa, sempre alla platea italiana e non solo, e quindi queste due cose insieme fanno di lui un personaggio. Ieri inizia a circolare un documento, in realtà sembra caricato su una piattaforma, su un Dropbox aperto di una piattaforma francese originariamente, ma questo non è nemmeno facile da ricostruire, bisognerebbe andarsi a riprendere il semino e inseguirlo per la rete, in cui si dicono cose false mischiate a cose vere, come capita sempre con le bufale. Allora si dice che Hollande tassa per il 75% la parte di reddito eccedente al milione di euro, cosa vera che aveva peraltro promesso in campagna elettorale. E questo è un fatto. Ma si dice anche che Hollande avrebbe abolito il 100% delle auto blu a tutta l'alta dirigenza francese, dirigenti politici, perché, questa è la frase a cui faceva riferimento sì. Luca, avrebbe detto se uno non è in grado di mantenersi un autista, una struttura di sicurezza, guadagnando 700.000 euro all'anno, è un cretino o è uno che ha dei problemi e non è un problema dello Stato francese. Tutti i piedi, standing ovation, retweet, blog. Il problema qual è? Il problema qual è? Tra l'altro una roba davvero liberale, quindi non era, no, assolutamente di sinistra, in linea. Ma liberale sono categorie novecentesche, qua è l'anticasta, è un po' Grillo, un po' Stella, un po' Rizzo, un po' tutto. Sta di fatto che questa cosa incendia la rete e corre velocissima. A un certo punto il problema è che passa anche da fonti molto autorevoli. Stimati giornalisti, professionisti che scrivono sulla carta da 20 anni, sui loro blog, scrivono in Italia, scrivono, visto che la cosa sembrava avere i crismi del consenso, evidentemente non dell'ufficialità, non c'era scritto su nessun sito ufficiale francese, ma sembrava averli, scrivono: ma qual è la formula magica di questo Hollande? Questo Hollande è un gigante, guardate cosa ha fatto. Elencano una serie di cose vere e una serie di cose false. Pam, quello è l'imprimatur. Perché se un importante corrispondente di primario gruppo editoriale italiano scrive così, a proposito, diceva Claudia, di chi deve curare, verificare, beh, se lo dice lui, anche lo scettico, anche quello che alle catene di Sant'Antonio via email le ha sempre schifate, improvvisamente dice: ah, allora è vero, allora si può. E la cosa monta all'impazzata, fino a quando sui giornali online, il Post e poi l'inchiesta e poi altri blogger che fanno fact checking abitualmente, perché popolo della rete non è un popolo di pirla, come si dice a Milano, iniziano a verificare che non è così, che quel provvedimento sul sito ufficiale del governo della presidenza francese c'è, ma non c'è scritta quella cosa. Cerca che ti cerca, vai su Le Monde, vai dappertutto, non c'è, è una bufala, un falso. Il problema qual è? Che io stamattina avevo la curiosità di vedere come stavano andando quelle informazioni. E allora, mentre tanta gente le recepiva, ringraziava per la puntualizzazione, una nostra lettrice affezionata mi scriveva, diceva che non era giusto che avevamo scritto che su Facebook la bufala corre veloce, non è colpa di Facebook, è colpa dei giornalisti, e non aveva torto in questo caso, assolutamente non aveva torto. Il problema è che mentre tanti hanno recepito la smentita, per tantissimi no, e ancora oggi, quasi 24 ore dopo,
l'onda correva. Ah, averlo noi uno come Hollande che taglia le auto blu al 100%, averlo noi, averlo anche loro, perché non è vero. E questi sono meccanismi sostanzialmente del tutto non controllabili in realtà, non c'è la formula magica, non ce l'ha Hollande e non ce l'abbiamo neanche noi. Ecco, a questo proposito volevo sottoporre una riflessione, un commento che mi ha molto colpito e che penso che chiunque si occupi di informazione a qualunque livello debba ben tenere presente. Tra i vari blog che hanno appunto ripreso, hanno smascherato la bufala su Hollande, c'è quello di Paolo Attivissimo, disinformatico, un blog che per sua vocazione va a caccia di bufale e cretinerie sul web, non a caso è anche un esponente del CICAP. Lui conclude questo articolo, nel quale usa termini molto meno lusinghieri di quanto dei termini usati dall'articolo dell'inchiesta, e dice, lancia un appello a tutti i giornalisti, partendo dal fatto che l'autorevole giornalista italiano che sul suo blog aveva ripreso la falsa notizia, stamattina ancora tentava di salvare il salvabile facendolo gnorri, facendo finta di niente. A lui Attivissimo dice, e a lui e a tutti quanti: sveglia signori, l'epoca in cui potevate fare le vostre porcate e poi farle sparire perché tanto eravate gli unici proprietari di rotative e mezzi di comunicazione è finita. Adesso tutti vi possono fare le pulci. Adesso un tweet che mette in piazza la vostra pochezza arriva a più di 80.000 persone. Se volete che smettiamo di sbugiardarvi, c'è un modo molto semplice. Lavorate bene e non dite bugie. Adattarsi o perire. Insomma, di fronte a questo più che memento mori, la reazione qual è? Ci sentiamo punti nel vivo oppure effettivamente ha pienamente ragione e non si tocca questa... A chi chiedi? La lancio così e poi no. Di nuovo ci si azzuffa per... Mi guarda in quanto siamo i due iscritti all'ordine. I due iscritti qua, anche tu sei qua. Ha perfettamente ragione, cioè il tono è grillesco, però sì, diciamo il contenuto c'è tutto, insomma. Che cosa ci dobbiamo dire? È effettivamente così. Detto ciò, io ripeto, attenzione, queste cose non è che non circolassero quando c'era la stampa tradizionale, quando c'era solo la stampa tradizionale, quando c'erano solamente i giornali o solamente i telegiornali, queste bufale circolavano altrettanto, ok? Con forse, se vogliamo, addirittura maggiore estensione e maggiore portata, perché gli unici mezzi con i quali informarsi erano quelli. Certo. E quindi non c'erano nemmeno quelli che già si erano accorti della smentita. 24 ore dopo avevi probabilmente un TG1 che ti diceva: pare che non sia vera la notizia che vi abbiamo dato ieri nel GR delle 20, però stiamo ancora verificando. Questa era più o meno la cosa. E quindi 24 ore dopo avevi ancora, ammesso che lo facessero, diciamo così, avevi ancora la stessa notizia prima. Quindi in realtà, secondo me, questo è un aspetto. L'altro aspetto, scusate, è quasi un'autocitazione, però secondo me mi sembra è una cosa importante, perché dà la misura in realtà della potenzialità che puoi avere da questi mezzi quando c'è una verifica delle fonti dal punto di vista professionale. Il caso è il caso della morte di Scalfaro. Allora, quando è morto Scalfaro... Una mattina ero a quella maledettissima ora, alle 5:15, 6 del mattino, insomma, quello alle 5:06 meno 10 in redazione, e vedo un tweet di, mi pare si chiami Rosario Maria Gambino, che è un giurista che a lungo collaborò con l'ex presidente della Repubblica e col fu presidente della Repubblica, e che era stato retweetato da Filippo Sensi, non FUP per chi sta su Twitter. Allora parte subito verifica immediata, però là il punto è questo: c'era una serie di cose. Allora, Rosario Maria Gambino era coordinatore di Alleanza per l'Italia nel Lazio. Filippo all'epoca era ancora il portavoce di Alleanza per l'Italia. Dunque ci scambiamo due messaggi diretti,
io la do per buona e Radio 24 è stata la prima radio a dare la notizia della morte di Scalfaro, naturalmente citando la fonte e citando Twitter, perché è giusto che fosse così. Quindi quello che dico, occhio, perché c'è anche, voglio dire, in mezzo alla fuffa, però noi guardiamo molto alla fuffa, ma non tendiamo a non guardare, per ovvi motivi, il 95% di notizie vere, buone e verificate che girano all'interno dei social network e sulla rete. Punto. Ecco, sono d'accordo. Già quel 95% è più del 100% che c'era altrove. Esattamente. Ho apprezzato molto che tu abbia messo in fila Grillo, Stella e Rizzo. Mi è piaciuta la sequenza. Due giornalisti su tre. Beh, ma c'è solo una cosa che volevo dire rispetto a questo discorso della verificabilità delle fonti, no? C'è anche un'esigenza molte volte, magari da parte dei giornali, di rapidità, di dare l'informazione. Cioè, diciamoci la verità. Un giornale non può dare una notizia mezz'ora dopo, allora stanno lì in redazione, si mettono d'accordo, è vera, no? C'è un margine di rischio dando la notizia, soprattutto nei giornali online, perché fa traffico, i social network generano una marea di traffico, Twitter genera una marea di traffico e si innesca in genere questo meccanismo, dando la notizia viene messa sui social network tipo Twitter. È una frana perché viene retweetata centinaia e centinaia di volte. Le persone poi non è che vanno sui giornali a informarsi se è vero o falsa. Molte persone, soprattutto i ragazzi magari, diciamo così, più giovani che non hanno interesse, diciamo, di seguire il social network in maniera più spicciola, seguono la notizia che c'è su Twitter, quindi dando per buona quella che c'è. È un po' un'esigenza anche, come dire, commerciale, diciamo così, perché serve traffico sui siti, le persone si accettano di correre un determinato rischio sulla vericità della notizia. E quindi niente, chiaramente però poi si fanno dei danni enormi anche dal punto di vista d'immagine di un giornale o anche dal punto di vista d'immagine della persona che poi dà questa immagine. I blog, diciamo, io non sono un giornalista, dico da blogger, molte volte lo facciamo in maniera un po' più scialba, no? Diamo un'informazione magari politica oppure su determinati argomenti perché ci facciamo meno problemi, non abbiamo una redazione dietro che ci può, quindi la figura c'è tutta nostra, ce ne facciamo il carico. Dal punto di vista di un giornale le dinamiche sono molto diverse perché comunque c'è la redazione, è un'immagine che devi mantenere chiaramente, però ecco, fa parte del gioco e dell'informazione per come si sta evolvendo. Tra l'altro il problema non è soltanto italiano della crisi della carta stampata, volevo semplicemente fare una precisazione rispetto a quello che è stato detto prima, perché dal 2008 grandi testate americane tipo il New York Times sono in crisi nera, hanno cancellato moltissimi canali tipo, oppure ridotti veramente all'osso, tipo quello della moda per esempio, che sponsorizza, parlano, diciamo così, di materiali di più di nicchia, no? Oppure più, perché appunto c'è una crisi enorme, quindi la focalizzazione sostanzialmente è sulle notizie principali e il problema non è soltanto italiano, ma appunto è un po' largamente diffuso, cioè internet ormai ha cannibalizzato un po' tutto. Sì, c'è no, uno spunto, perché è così importante arrivare primi? Perché a parità di notizia, noi e il nostro diretto concorrente, arrivando primi su una storia, su una cosa, abbiamo evidenza del fatto che quella cosa corre molto di più e fa molti più click. Questa cosa evidentemente è importante perché, a differenza che nel passato, nel giornalismo della carta, la pubblicità vuol vedere quanti click vali. E questa è un'altra delle cose che è un grande potenziale meritocratico, tra virgolette, ma anche una enorme schiavitù. Perché la metrica esatta del numero di pagine viste è una metrica che spesso non sente ragioni di credibilità, di autorevolezza, di capacità di orientare l'opinione o di influenzarla. E su questo chiaramente c'è una riflessione che si avanzerà nel tempo, che si vedrà. E per il momento la ritengo personalmente una grande risorsa, perché obbliga tutti a capire che senza lettori non è giusto esistere. Certo, e questo è certo. Poi però si cade sulla farfalla di Belen. Alla fine.
Noi no. No, voi no, lo noi so, no. So, si scherza. Te la sei venuta a cercare, però. La gallery. Tra l'altro una signora notizia, non vedo perché parlarne male. No, tra l'altro anche noi qualcosa abbiamo fatto. Però c'è una cosa, secondo me, che... ora, premesso che io di modelli di business non capisco un accidente, quindi non è, non è per niente il mio, quindi non so veramente dire. Però la cosa, il vero valore dei social media, secondo me, non sta nella rapidità con cui arrivano le notizie. È vero, le notizie arrivano velocemente, perché se succede qualcosa in questa piazza in questo momento e io lo twitto, la notizia arriva all'istante, mentre prima avrebbe impiegato del tempo. Il valore, quello che io trovo veramente interessante e su cui secondo me serve lavorare di più, non è sulla linea del tempo, ma sulla linea della profondità, io dico. E cioè che io il fatto che sta succedendo in questo momento in piazza Viterbo lo vengo a sapere da chi questo fatto lo sta vivendo e ci è dentro e lo guarda dall'interno. È uno sguardo che nessun altro media è capace di dare. E, io credo che davvero il vero valore dei social media, di Twitter in particolare, sia questo. Molto più che la rapidità, per cui a volte vale la pena prendersi il tempo di verificare un tweet e magari prendere anche mezz'ora di tempo per capire se quello che c'è scritto è vero oppure no prima di fare il retweet, piuttosto che lanciare in giro una notizia falsa solo per poter essere i primi ad averlo però detto. Però non è così che si cresce su Twitter, Claudia, cioè dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Io però ho fatto così. Cioè Twitter, sì, però di base la meccanica mondiale di Twitter vive di rapidità, ossessività, capacità di martellare. Cioè io è un anno e mezzo che ci lavoro e nell'altro modo. E anche di enorme cazzeggio. Sano, per carità. Ma volevo chiedere appunto a Claudia e ad Antonio. Abbiamo, insomma, quando si tratta di verificare una fonte, smascherare una bufala, i professionisti, i giornalisti hanno l'esperienza e i mezzi anche per riuscire a capire che forse c'è da attendere quei 5 minuti in più e verificare. Come fa un blogger o un twittatore compulsivo ma a fin di bene, che vuole dare le notizie, vuole dare la sua parte, fare la sua parte, a non cadere nel... Sì, allora esistono in realtà non esistono regole definite, appunto questa cosa si chiama, questa attività di cura di informazioni che provengono dalla rete si chiama social media curation, è una cosa che sta nascendo e non esistono quindi regole, non esistono scuole che insegnano come si fa e sono le persone che lo fanno che tarano, insomma, provano, sbagliano, riprovano. Io posso dire quello che faccio io, che non è quindi la regola assoluta, però verificare una fonte non è difficilissimo, le persone lasciano tracce in rete, anche se sono persone virtuali. E, un tweet che arriva da un account che non ha una foto, non ha un link nel profilo, non ha una bio, che io non riesco a risalire a chi sia, e nella cui storia di tweet precedenti parla di cose che non hanno strettamente a che fare con l'argomento, quindi non mi dà l'idea di essere una persona che sa di cosa sta parlando, beh, io quello non lo retweeto. È chiaro che una persona che invece in rete risulta essere un blogger che si occupa di Siria e che quindi conosce la situazione, eccetera, eccetera, dà una notizia sulla Siria, presumibilmente posso prenderla per buona, insomma. E detto questo, Twitter è il luogo delle bufale, Twitter, Facebook in generale, la rete è luogo delle bufale, ma è anche il luogo per il fact checking. Ma io penso, quando si parla di social media curation, il nome che viene in mente al mondo è Andy Carvin, che insomma lavora per la National Public Radio americana e che non è un giornalista di formazione, perché tra l'altro io ho ricevuto questa stessa identica domanda in un panel al Festival del Giornalismo di Perugia e da una persona nel pubblico che faceva la differenza fra me blogger e Andy Carvin giornalista. Andy Carvin, che era seduto nel pubblico, si è alzato precisando che lui non è un giornalista e anche lui si è fatto l'esperienza facendo le cose, insomma, esattamente come sto facendo io, come sta facendo Marina Petrillo all'Ask RP su Twitter, insomma, stiamo imparando facendo quello che facciamo.
E comunque Andy Carvin è uno che è capace, anche dall'alto dei suoi 80.000 quanti follower ha, e del fatto che ha moltissimi follower nei paesi arabi di cui segue le vicissitudini, insomma lui credo sia il massimo esperto di situazione egiziana su Twitter, e lui è stato in grado di smascherare per esempio la bufala della ragazza lesbica di Damasco che pareva essere scomparsa. È il caso di Gay Girl in Damascus, se a qualcuno interessa ho linkato prima, ho fatto un tweet con un link alla storia, era la storia di questa ragazza lesbica che improvvisamente era scomparsa, erano partiti annunci, avvisi, aiutateci a trovarla, non si trova più, questa Amina, non mi ricordo come si chiamava, è venuto poi fuori che in realtà si trattava di un 30 qualcosenne scozzese che da casa sua si era inventato il blog, si era inventato un profilo Twitter, e questa cosa è stata smascherata da Andy Carvin che stava a Washington attraverso Twitter, attraverso i suoi follower. Lui ha cominciato a chiedere alle persone con cui aveva un qualche contatto virtuale su Twitter se avevano mai incontrato questa persona negli ambienti gay di Damasco. Ha cominciato insomma a indagare ed è arrivato a smascherare e a trovare la persona. Quindi voglio dire, così come circolano le bufale è possibile anche smontarle. Quindi basta soltanto un attimino più di attenzione. Ci vuole attenzione e ci vuole poi esperienza. Poi è chiaro che appunto Andy Carvin con 80.000 follower fa molta meno fatica di uno che magari ne ha 300 a fare fact checking. Io stessa faccio fatica perché comunque le persone che mi seguono principalmente per ricevere notizie, non tanto per collaborare. Perché in Italia ancora Twitter è in una fase un po' immatura ancora, insomma sta crescendo, ma ci arriveremo prima o poi. Antonio, ma tu, per rispondere alla tua domanda, la notizia o non la dai se non sei sicuro che sia corretta, o se no, come ho detto prima, ti assumi un margine di rischio nel darla. Se la dai e poi è sbagliata, a un certo punto non conviene sicuramente fare come ha fatto il giornalista che ha fatto finta di niente, conviene assumersi la figuraccia e dice ho sbagliato, ho preso una cantonata, però funziona così, c'è poco da fare. O le notizie non si danno in brevi periodi, allora come dice Claudia ti devi spremere e tra virgolette sprecare tra i tuoi contatti a verificarne l'autenticità eccetera, o se no ti assumi questo margine di rischio. Poi dipende chiaramente dalla notizia che dai, se persone che hanno una grande visibilità in rete su notizie di un certo impatto magari notevole forse dovrebbero stare attenti, ecco. Però non lo so, ecco, per quella che è un po' la mia sensibilità, qualora poi uno si dovesse trovare a dire una notizia sbagliata, il riparo è quello di dire ho sbagliato, ho preso una cantonata, piuttosto che magari farla passare come far finta di niente. Professore, volevo chiederle, abbiamo detto che l'importanza di arrivare per primi sulla notizia, dare per primi la notizia, deve essere coniugata con la capacità di verificare le fonti. Si può fare formazione in rete, fare alta formazione universitaria? Intanto ho una piccola obiezione sulla mistica della tempestività, perché capisco benissimo l'ideologia del traffico, del fatto che bisogna movimentare, però se devo essere sincero mi fa pensare molto alla mistica dell'auditel, cioè al fatto che bisogna esplodere i numeri per poter vincere. Quindi ma funziona così. Non so se non ci sia un limite culturale, cioè penso che sia inevitabile nella fase iniziale. E torniamo allora anche a questo. La seconda questione, prima di arrivare alla possibilità di formare, che è complicatissima, perché fino ad oggi non siamo riusciti a formare giornalisti per il generalismo, immaginatevi che significa per il mondo nuovo. Il problema delle bufale pone il problema ovviamente a lungo termine, perché all'inizio è inevitabile che ci sia un flusso fisiologico di imprecisione e di bufale, se compensato da un 90% di, perché ripeto, la cosa che è emersa più importante stasera è che l'enfasi sulle bufale fa dimenticare il fatto che c'è un sacco di circolazione di informazione che prima verificata e reciprocata, che prima non era immaginabile, quindi è un valore sociale molto più rivoluzionario del rischio delle bufale. E le bufale pongono il problema della remunerazione, perché è chiaro che se tu
chiedi l'autenticazione dell'informazione, devi anche immaginare che ci sia una professionalità. Se ci deve essere una professionalità, la devi poter garantire economicamente perché possa svolgere il suo lavoro. Quindi alla lunga io temo che il problema di ragionare su un break even minimo di remunerazione, del resto tutti i libri sul giornalismo americano, Bardazzi eccetera, alla fine si arrestano di fronte a questa nota, il fatto che c'è un problema ovviamente di verifica, ma se non c'è remunerazione nella rete significa che non puoi garantirti la certezza dell'autenticità. Sulla formazione, gli esperimenti sono generosi dal punto di vista intellettuale, molto modesti dal punto di vista della verifica dei risultati. È vero che in Italia le scuole di giornalismo hanno alzato il livello, basta vedere come in redazione conquistano gli allievi delle scuole, conquistano le posizioni più forti, quindi significa che rottamano velocemente generazioni precedenti, però ho la sensazione che immaginare un trasferimento di formazione, di moduli formativi per il giornalismo nella rete sia molto più affidato ai bisogni di quel mondo che all'arrivo esterno dell'università o di altri centri, ma se vi viene in mente qualcosa noi ci saremo. Volevo partire da uno spunto che hai dato tu sul Twitter, che in Italia è ancora molto immaturo. Forse non è soltanto un problema di Twitter. Gli ultimi dati AudiWeb, che sarebbe la famosa Auditel di internet, o perlomeno così vorrebbe essere, ci dicono che gli italiani che si collegano almeno una volta al mese, cioè per pochissimo, a internet, sono poco più del 52%, e non solo, all'interno di questa percentuale molto bassa, perché al poco più della metà, ci sono delle disparità enormi per quanto riguarda le fasce d'età. Sì. Per chi fa comunicazione su internet, è un problema, rappresenta un problema la consapevolezza di parlare comunque a una cerchia molto ristretta, o comunque si cerca di parlare, di fare finta di parlare a tutti nella speranza che prima o poi tutti quanti arrivino a leggere? Chiedimi. Di nuovo, sì. No, più che altro è la balistica che sì. Fa sì che veda te prima di... Allora, facciamo così, rispettiamo la balistica. Io ti dico che la stessa cosa, come prima, stessa risposta di prima, è la stessa cosa per i mass media tradizionali. Non hai la certezza di arrivare a tutti e non arriverai mai a tutti. Il TG1 probabilmente faceva il 50% di share, adesso dico perché abbiamo cercato il 52% di share, probabilmente lo faceva quando esisteva il TG1 e il TG2, cioè non ha mai fatto più di quello. Il Corriere della Sera, Repubblica, i 4-5 primi grandi quotidiani italiani, ma quanto vendono? E quanto vendevano? O quanto vendevano? Cioè, secondo me questo è un ragionamento che ci porta... Allora, questa è una questione di mezzi, chiaramente, no? Di questione di accesso, una questione di accesso che dipende da tanti elementi come quelli politici che citava poco fa il professore. Questo è un tema senza dubbio. Detto ciò, però, comunque non potrai mai arrivare a tutti, per una questione banalmente di interessi, di cose delle quali ti occupi, di quello di cui scrivi. Cioè, è chiaro che, per esempio, quello di cui si occupa Claudia interesserà comunque ad una minoranza di persone, esattamente come quello di cui generalmente scrivo io su Twitter. Cioè, se parlo di BCE, non è che... No, non posso raggiungere un uditorio. Lasciamo così. Perdere gli argomenti di Pautasso. Così ampio, diciamo così. Ma allora ne approfitto. Una volta si diceva è vero perché l'ha detto la televisione. Secondo voi si arriverà mai a dire una cosa del genere di internet, o nel frattempo saremo tutti così evoluti da dire l'ho visto su internet, però... Aspetta 5 minuti. Credo. No, è già così. È già lo così. Non si dice. È già così. È abbastanza vero. Sì. Non c'è discriminazione, insomma. È già così. Ma poi, insomma, quel che, cioè, come dire, quel che non possiamo fare noi che di queste cose ci occupiamo, è far finta che internet sia un media e non una piattaforma, cioè internet è il posto della televisione di domani, è il posto dei giornali di oggi e di domani, è il posto della radio eventualmente. Quindi a un certo punto,
come dire, la fase matura è quando si smetterà di dire l'ho visto su internet e si inizierà a dire ho visto la partita, e sarà indifferente il fatto di averla vista su un Mac o su un plasma appeso al muro. Si arriva. Si arriva. Facciamo in tempo, vedrai. Io forse, non so, rispetto a quello che ha detto Claudia prima sulla maturità di Twitter, non so se intendesse anche maturità come modo d'uso. Noi italiani diciamo, ma non solo noi italiani, un po' dappertutto, viene utilizzata in maniera un po' simpatica, no? Perché ti fa una cerchia di persone che segui e ti condividi con loro, oltre che informazioni, degli aspetti della tua vita personale oppure degli aspetti un po' più così goliardici, diciamo così. Credo che la maturità ti riferissi più a quello, secondo me, che non al bacino di utenti. Rispetto al bacino di utenti, invece, per quella che è la mia esperienza, posso dire che social network come Twitter, Facebook, Google+, adesso cito i tre più famosi che sono quelli che io uso più massivamente, diciamo così, hanno cambiato il modo in cui il traffico, diciamo, si muove nella rete, portano un traffico enorme. Io con 107.000 persone che mi seguono su Twitter non ho il traffico che avevo 2 anni fa, 3 anni fa, quando mi seguivano 5.000 persone. È arrivato Google+, con 34.000 persone che mi seguono, ho preso un margine di traffico su quelle 34.000 che si sommano a tutte le altre. Quindi sono una leva enorme per fare traffico. Se hai un blog lo noti tantissimo, io lo vedo che sono fondamentali, perché la maggior parte del traffico viene proprio dai social network, dalle persone che fanno veicolare questi contenuti sopra queste piattaforme, e quindi sono di fondamentale importanza anche per i giornali e i quotidiani più famosi. Insomma, immagino che la maggior parte del traffico viene proprio dai social network, non c'è dubbio, aiuta tantissimo perché sono virali, hanno una velocità di diffondere le notizie enorme, quindi nel giro di pochissimo tempo, appena lanci una notizia, c'è un picco di traffico sul tuo post, ma veramente è eclatante. Dovreste vedere le statistiche, vi parlo di tipo una visita al secondo, che in genere per un blog personale sono molto molto alti. E quindi anche per la carta stampata, in genere, per i quotidiani online, diciamo quelli più famosi italiani, immagino, vi cito i soliti, Repubblica, Il Corriere o anche l'Inchiesta, insomma, immagino che fare leva su questi strumenti è importantissimo. I numeri contano, perché rispetto a come diceva prima il professore, è vero, è anche una questione magari di cultura, però è anche una questione di business, è fondamentalmente business, quindi bisogna in qualche modo attirare traffico, perché il traffico è l'unico metro in questo momento, e sarà anche così dopo, per monetizzare. Non c'è un metodo efficace per monetizzare, perché al di là della pubblicità, che comunque continua a perdere investimenti, la carta stampata, diciamo, sta morendo, si sta spostando nei media, però non riesce a ripagare pienamente gli investimenti. Basta che guardate per esempio al The Daily, che era un giornale che era stato pensato per l'iPad, è durato un anno e mezzo circa, e adesso sono in crisi nera e stanno tagliando, e probabilmente dovrà chiudere perché non ce la fanno a ripagare i costi di produzione, le redazioni, con i soldi della pubblicità. Quindi sì, è bello la parte etica e più nobile, diciamo così, del giornalismo, ma si scontra sulla rete con quella che è la realtà di business, che comunque va assolutamente, non va tenuta in secondo piano, è quella che guida. E i direttori, rispetto a quello sempre che diceva il professore, le scelte sono difficili, perché non è che possono fare scelte, diciamo così, di grande levatura, hanno dei vincoli di business, di budget enormi, quindi purtroppo si deve premiare la numerosità dei contenuti e la velocità delle notizie. Però in genere scelgono di non scegliere, diciamo la verità. No, non aspettano. Non è vero. Che ogni minuto che perdi senza fare una scelta è una sconfitta. Ma il problema non è tanto quello di fare la scelta, il problema è che nessuno nell'editoria online in questo momento sa che pesci prendere, né noi italiani, né gli americani, né i cinesi, non lo sa nessuno, perché rispetto a 5, 6 anni fa, 7 anni fa, che c'erano, l'informazione era polarizzata in piccoli centri, le grandi testate, oppure nell'editoria proprio quella cartacea. Adesso c'è una tale mole di informazione dappertutto che le notizie uno non le va a cercare più solo su Repubblica, sul Corriere, la va a cercare dappertutto. Penso che uno dei successi di siti anche come l'Inchiesta sia dovuto a questo, sostanzialmente, che riescono, rispetto ai quotidiani
più classici a veicolare informazioni, facendo tra l'altro leva anche su una collaborazione di blogger, di persone che collaborano al vostro al sito e coinvolgendo anche le persone del web che generano contenuti e generano visite. Ecco, volevo... C'era qualcosa... Sì, dico che è paradossale in quest'ambito che persino realtà ad alto valore aggiunto e ad alti contenuti specialistici come per esempio il Financial Times non riescano a fare un nero di bilancio, insomma. Cioè, devo dire che è abbastanza forte come cosa, è abbastanza forte come segnale tutto sommato, insomma. Io volevo solo fare una piccola nota che potrebbe portarci infinitamente lontano, ma insomma spero di no, perché abbiamo parlato moltissimo di business. Mi permetto di dire, in realtà, poi da giornalista che peraltro si occupa di business, questo, io ho l'impressione che abbiamo sempre attraversato con un filo un'altra questione, la questione che questi mezzi di comunicazione, questa piattaforma, per dirla con Jacopo, che poi peraltro ha anche ragione, stia semplicemente cambiando complessivamente a livello globale il nostro rapporto con la democrazia e probabilmente la democrazia stessa. E questo è l'elemento centrale. Allora, se noi consideriamo la stampa e la stampa libera un pilastro fondamentale della democrazia, dobbiamo iniziare a ragionare su livelli molto più alti, iniziare a ragionare tenendo presenti questi due elementi. Cambia la democrazia, cambia il rapporto dei cittadini con il mondo, con i decisori politici e con tutto quello che gli avviene intorno. Ed è una cosa inevitabile questa, cioè adesso saremo c'è il 52% che si collega una volta al mese, tra 10 anni, perché siamo in ritardo, sarà il 100% del paese che sarà costantemente connesso e avrà accesso ad una quantità di informazioni incredibile. Ora, dobbiamo ragionare in questi termini, lo dovranno fare naturalmente gente, lo dovrà fare sicuramente gente anche più capace, più strutturata di persone come me, quindi immagino manager, professori e non solo, però è secondo me il tema che bisognerebbe iniziare a porre, insomma. La riprova è stata per il referendum, si può leggere solo così: ha vinto il popolo della rete solo perché il generalismo aveva mandato in giro il messaggio, c'è qualcuno in sala che l'ha studiato, che tanto non si sarebbe raggiunto il quorum. La rete ha dato fiducia e ha vinto. Ecco, lei, secondo me, ha posto tra l'altro un altro tema, secondo me, fondamentale, su quanto funziona sulla rete il giornalismo d'opinione rispetto al... Impazzire. È pazzesco. È impressionante. Beh. Cioè, una boiata di grillo sul fracking che provoca i terremoti può più di qualsiasi prova scientifica del contrario, ed è una roba che io non riesco... Anche opinioni più, diciamo, elevate, raffinate, no? Il liberale classico che fa il liberista estremo ha un seguito, la che se si fondava un giornale di carta vendeva 200 copie. Comode. E magari lì invece ha 10.000 persone tutti i giorni che lo seguono. E noi questa cosa nel cammino dell'inchiesta l'abbiamo vista, perché noi che eravamo partiti anche con l'idea di fare un giornalismo esclusivamente, possibilmente, di notizie, ci siamo accorti che mano a mano che crescevamo anche nel dare notizie, nel fare inchieste, le persone, la nostra comunità, ci chiedevano opinione, volevano da noi opinione per confrontarsi, per approvarla, per litigare anche con noi, ma la volevano, la pretendevano, la reintermediazione. Ecco, questa è una aspetto importante su cui volevo fare qualche domanda. Appunto, abbiamo parlato di comunicazione 2.0, ma non abbiamo ancora affrontato l'aspetto preciso del 2.0, ovvero l'interazione. Non è più l'articolo letto sul giornale e magari commentato al bar con gli amici, l'articolo letto su l'inchiesta piuttosto che su un blog si commenta, e il giornalista che proprio non vuole fare l'intellettuale sulla Torre d'Avorio va a leggersi i commenti, fa di più, risponde, giustifica il perché ha scritto qualcuno una cosa. Qualcuno se li scrive anche da solo. Ah, sì, così interagisce un po'. Ma
Come affrontate questo aspetto nuovissimo, perché è proprio soprattutto del web? E come lo affrontiamo? Come si affronta la realtà? La realtà ci assale ogni giorno di ogni tipo, e questo è uno degli asserti di fondo del web, cioè tu non puoi sottrarti a questa cosa. L'altro giorno una nostra blogger ha fatto un post molto carino sulla varie tipologie di commento, no? Ed è vero che ce ne sono alcune che sono, lo dico, anche se magari qualcuno sull'inchiesta sta proprio, alcune sono proprio demenziali, ragazzi. Cioè ci sono alcuni di voi che fanno dei commenti veramente dementi. Cioè leggono tre parole a caso, capiscono un senso vago tutto reinterpretato, rimediano loro, come diceva Vago prima, rimediano loro a modo loro un significato che non è proprio, ma neanche lontano parente, e rispondono. Ovviamente questa è la formula perfetta del complottismo, che è un'altra delle onde perfette della rete, no? Cioè hanno letto Goldman Sachs, servi, siete servi di Goldman Sachs, va bene, siamo servi quello di Goldman Sachs. Si chiama decodifica aberrante. A posto così. Però in realtà la cosa bella è che assieme a questi tipi di commenti, tra l'altro forme strane di narcisismo, perché il narcisista anonimo io non lo capisco, cioè se sei narcisista dovresti aver voglia di dirmi come ti chiami, l'indirizzo, invece no, filosofie di 20 righe senza senso, col petto gonfio, ma anonimo, e se dici ma almeno firmati, fatti i cazzi tuoi, io mi firmo se voglio, chiaro. Va bene, a posto così. È quella che si chiama autointerazione. Un attimo fa ci eravate arrivati vicini. Che è l'onanismo. Sì, ci sono anche altre parole. Ma... O la schizofrenia. Vabbè, è quella. Disturbo. Poi magari in un sito come Inchiesta, che tratta magari di politica, che è un argomento un po' più hot, diciamo così, certi tipi di reazioni più accanite magari sono anche giustificate, sì. No? Io invece vi dico, un blog di tecnologia, che tu dici parli di tecnologia, cioè si scatenano sì, certo. Delle guerre, sì. Che tu dici, arrivano i commenti da, io in genere pubblico intorno alle 10 perché dopo il lavoro torno a casa, scrivo un articolo, tempo di pubblicare, si scatenano delle guerre che vanno avanti fino alle 3, alle 4 del mattino, il giorno dopo, che tu dici, ma... Cioè, sto parlando di un telefono e la gente si uccide fra loro. Tu sai che se per caso domani decidi di chiudere il blog, tu c'hai lì 50 persone agli angoli delle strade disperate la notte. Non sanno più dove. Io riapri, per favore. No, però questo da una parte, diciamo così, è un'esasperazione, però dall'altra dipende anche molto, mi ricollego a quello che dicevate voi, dell'opinione. Tirano moltissimo gli articoli d'opinione. Dare le notizie certo. Brutali così non funziona. Quello che in genere funziona è cercare di esporsi in qualche modo, no? Di dare una propria visione che sia anche un po', non dico cattivella, però che riesca a provocare certo. La reazione degli altri. E questo funziona moltissimo perché porta traffico, porta condivisioni e quant'altro. Quindi sono anche un po' di tecniche, no? Che uno affina. Però questa dei commenti è sicuramente emblematica. C'è un livello di commenti in Italia che è abbastanza scandaloso. Prendete un qualsiasi articolo sui più grossi quotidiani, anche sull'Inchiesta, insomma su questi, sui blog, sui siti più popolari, leggete certi commenti che non c'entrano niente con l'articolo, non c'entrano niente. Le persone stanno lì pronte a scrivere perché è un, secondo me internet ha anche una funzione sociale, le persone si sfogano quando si sfogano. Ma anche si moltiplicano. Sì. Cioè, perché poi un po' sfoga, ma un po' moltiplica. Io ricordo, eravamo partiti da un mesetto e mezzo, uno dei primi commenti che riceviamo su un pezzo di taglio, diciamo, liberale, qual è l'ispirazione del nostro giornale. Uno era andato a vedere dove avevamo il server, per ragioni di sicurezza ed economiche l'avevamo spostato in Inghilterra. L'avevo capito io, questo server in Inghilterra mi puzzava. Tu, vagli a spiegare. C'è del marcio in Inghilterra. Esatto. Questi equivoci c'erano anche nella vecchia informazione generalista, perché il modo in cui la gente usava l'informazione era tutt'altro che competente e colta. Vi dimenticate che i primi studi sul pubblico del telegiornale dimostravano che i contadini della Lucania, un esempio classico solo perché è la ricerca più famosa, interpretava i giornalisti come personaggi dell'intrattenimento e i personaggi del varietà come quelli che raccontavano il mondo. Direi che è molto simile a quello che è successo. Tra l'altro sì, era una visione di lungo periodo, era una profezia questa, no? Quello che è successo, sì. I plastici e roba di questo genere.
Comunque questo dei commenti è un rischio da correre, nel senso sì. Internet non è la televisione. Esatto. E quindi no, ma infatti è anche un bel rischio. È quello il bello, cioè è quello il bello. Il lavoro del giornalista non si esaurisce una volta scritto l'articolo. No, perché è la poi cosa la cosa che faticano a capire i nostri politici, che invece arrivano su Twitter e lo usano come se fosse, come dico io, la televisione con altri mezzi. Le agenzie. E più economiche. Sì, esatto, lanciano il loro messaggio come se fossero su in cima a un palco e la platea sotto ad ascoltare, e non si rendono conto che invece social media è dialogo e significa quindi anche ascoltare quello che arriva dal basso e parlare con le persone, rispondere, ovviamente non a tutti, è chiaro, ci sono alcune cose a cui non vale la pena rispondere, però insomma no, anche perché poi il bello è che se c'è il commento complottista, delirante, eccetera, spesso c'è il commento competente di esatto. quello che ne sa molto più di te e ti fa il pelo, il contropelo, ti dice vai a studiare, studia questo, questo e questo. E tu sei tanto così di dignità, la cosa che fai, diciamo, la cosa più orgogliosa grazie. Che puoi fare è stare zitto. Far finta di non aver letto il commento. No. E quindi insomma anche alle critiche bisogna saper rispondere, a meno che non siano proprio cose completamente campate per aria. Però il social media è fatto così, è la sua natura e non si può pensare di usarlo diversamente, insomma. Poi ci stanno pure le critiche, insomma, cioè non è che si può pretendere di, io dico sempre, di piacere a tutti. Se c'è qualcuno che ti critica, uno, come dicevo prima, corre il rischio e poi risponde. Esatto. Certo. Altrimenti non ti esponi nemmeno. No, ma infatti sì. Un'ultima domanda prima di chiudere, siccome noi siamo in periodo di crisi economica internazionale, la prossima domanda che vi faccio è su come affrontate voi lo spread, ma non quello tra BTP e Bund, bensì su Twitter, quello tra follower e follow, perché insomma social network vorrebbe che, insomma, basato sull'interazione, quindi lo spread non dovrebbe essere così grande. Io chiedo, se Moody's visitasse il vostro profilo Twitter, vi declasserebbe o vi premierebbe con un bell'upgrade o quelle cose che fa Moody's, insomma, io non so. Posso dirlo io che tra i Twitter qui presenti sono ampiamente il più scarso. Guarda che fa molto figo per loro lo spread, cioè loro se la menano un casino, dicono io ne seguo. Jacopo sta facendo la Grecia in questo esatto. caso. Io ne seguo tre, sì, ma mi seguono in 18.000. Cioè, allora, si porta un sacco in società, cioè, no, questo. Faccio la Germania dunque no Frau Tigella. Sì, sono andata a guardare perché non avevo neanche idea. Le famose tigelle di Amburgo, prima si diceva tweet di cose serissime, non ti segue nessuno, dici una scemenza e esplode. Esatto. Siamo social anche qui. Sì, no, in realtà chiaramente Twitter è interazione, cioè no, tu non puoi stare su Twitter seguendo 20 persone, perché se stai su Twitter e segui 20 persone non hai capito a cosa serve Twitter, insomma. Fai Giovanni Battista. Che io sto guardando che ne seguo 557 e che sono abbastanza. Io soprattutto però uso le liste tantissimo e Twitter purtroppo ne consente solo 20, io ne vorrei moltissime di più. Io ho liste divise per aree geografiche principalmente. E quindi ho una lista dedicata a tutta l'Europa in generale, una al Nord Africa, Medio Oriente, anzi Medio Oriente e Nord Africa, una dedicata all'Africa, una dedicata all'America Latina, al Nord America, ho una lista dedicata a Occupy Wall Street, insomma, e quindi io la maggior parte delle persone che seguo le seguo in questo modo, non ce le ho nella mia timeline, però quando so che sta succedendo qualcosa da qualche parte, o se voglio sapere se sta succedendo qualcosa da qualche parte, ho la mia lista di account verificati, persone testate, giornalisti, blogger, qualsiasi cosa di cui insomma conosco la storia, che ho imparato a conoscere e so essere persone affidabili, e me le seguo lì. Quindi in realtà non seguo molte persone perché ne seguo tantissime altrove, è solo per non avere la timeline troppo incasinata. Io ne seguo 713. E se sei seguito da? 9.000 e qui si arrabbia anche Fitch, altro che 9.004. No, nel 713 io sta cosa delle liste purtroppo non ci riesco, cioè perché le faccio e poi non le vado a vedere, quindi devo avere le cose che mi interessano devo averle in timeline, poi al limite scorro all'indietro, però non ci riesco con questa cosa delle liste.
Cioè, capisco, è utilissima, però non, non lo so. Cioè, l'unico momento nel quale le seguo è quando uso un qualche sfogliatore tipo Flipboard su, sull'iPad o roba di questo genere, se no non ce la faccio. Antonio Falognorri, ma io uno spread interessante. Sono andato a controllarlo prima, l'ho fatto apposta per metterti in difficoltà. Allora, io ne seguo pochi, non ne seguo tantissimi, ma ecco, tipo? Ne seguo 400. E sì? Sei seguito da? 107.000 rotti, ma in realtà ci sono due aspetti, diciamo così. Uno c'è, uno c'è quello che diceva Jacopo, un po' è passata la concezione che più persone ti seguono e più fa figo, indipendentemente poi dalla qualità delle persone che ti seguono, perché io paradossalmente potrei così anche essere seguito da utenti finti o eccetera, però è una cosa che li hai comprati, io li hai comprati anche, sì, insomma c'è tutta la storia eccetera, no? Però diciamo così, se, non è che Twitter puoi seguire tantissime persone in genere, se andate sul sito vi dice che avete un limite di persone che potete seguire che sono 2000 persone, perché se immaginate ognuno delle 2000 persone manda un tweet al secondo, la vostra timeline è totalmente affollata e non riuscite neanche a vedere quello che succede. Quindi in genere uno sceglie delle persone che sono dei conoscenti oppure delle persone che delle fonti di informazione che ti servono per quella che è l'attività che uno fa, e quindi fa una scrematura sostanziale. In genere un account ragionevole uno segue un migliaio, massimo 2000 persone. Poi se hai molte persone che ti seguono è tutto di guadagnato, perché ti aiuta tantissimo nell'avere visibilità, ecco. Professore, lei è su Twitter o no, su qualche social posso network? Posso però dirti, sì, lo spread che mi interessa, perché è quello dei giovani che in passato si iscrivevano all'università, nel passaggio dal diploma all'università, e che non si iscrivono più all'università per colpa di un cattivo giornalismo che scrive un sacco di banalità sull'università e di una cattiva ministra che ha fatto politica universitaria. Questo è lo spread che mi interessa. E questo spread è molto alto. Noi faremo di sì, sì. Non potete immaginare quanti studenti universitari potenziali, quasi sempre di bassa condizione sociale, ha perso l'università in questi 3-4 anni. Non è solo crisi economica. La crisi economica in genere dà risultati nel tempo. Le famiglie tendono, quando c'è crisi, a sostenere la formazione. In Italia purtroppo ogni punto di PIL invece significa un sacco di studenti universitari perduti, significa che da qualche parte la civilizzazione del paese è inguaiata. Va bene, in attesa che Moody's si pronunci sul profilo tweet di Lupetti, noi ci salutiamo. Vi ringraziamo per essere stati qui, ringraziamo i nostri ospiti che hanno affrontato con noi questo tema molto interessante, il professor Mario Morcellini, Jacopo Tondelli, Antonio Lupetti, Claudia Vago et Tigella e Simone Spezia. Grazie a tutti e ci rivediamo, non con me, ma con gli altri amici di Medioera, domani sera.